Fratelli e sorelle carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo e vorrei, diciamo, dividere questa riflessione domenicale con voi in tre brevi spezzoni. La prima, una presentazione del mistero di oggi. La seconda, una focalizzazione di alcune bellissime espressioni che San Paolo ci consegna nella seconda lettura. E infine un riferimento, oggi è il 24 di maggio, siamo nel mese mariano, ma oggi è una bellissima ricorrenza mariana che è Santa Maria Ausiliatrice, molto significativa come vedremo. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, sappiamo tutti che cos'è, è il termine della missione terrena di Gesù. Sappiamo che Gesù, Verbo Eterno del Padre, come diciamo nel Credo, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, ha vissuto la vita terrena, ha sofferto la passione, la morte e la resurrezione per la nostra redenzione, è rimasto altri 40 giorni, numero molto importante nella Sacra Scrittura, sulla terra per dare i segni agli apostoli della sua vera risurrezione, confermarli nella fede. Oggi, abbiamo sentito nella prima lettura, sale al cielo e siede alla destra del Padre. Gesù, nella sua veste umana, pubblicamente non lo vedremo più sulla terra, se non, come diciamo nel Credo, quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Sappiamo che molti santi canonizzati dalla Chiesa, beati loro, l'hanno visto, perché Gesù può apparire, se lo desidera, a qualche singola persona, ma non possiamo e non dobbiamo attenderci altre sue manifestazioni pubbliche, se non quella della parusia alla fine della storia, come diciamo nel Credo. Questo mistero è duplice: da un lato è la glorificazione dell'umanità santissima di Cristo, obbediente fino alla morte, fino alla morte del Padre, per cui la gloria immensa che Egli ha ricevuto e che si compie in questo mistero non dipende solo dal fatto che è Dio. Non c'era bisogno di Dio, la gloria ce l'ha in se stessa, ma perché con la sua santissima umanità ha compiuto in maniera perfettissima e veramente straordinaria, eroica, tutto quello che il Padre gli aveva ordinato. Quindi tanto grande è stato il suo grado di abbassamento e di obbedienza, tanto grande è stato il suo grado di glorificazione. E al tempo stesso, insegnano i santi padri della Chiesa, ascendendo al cielo, quella natura umana, come la nostra, che lui aveva assunto, è stata già portata dentro il seno della Santissima Trinità. In lui, dicono i santi padri, i maestri di spirito, tutti noi già ci troviamo in cielo, per cui è un grandissimo segno di speranza. L'umanità, di cui facciamo esperienza per quanto ci riguarda ogni giorno, di fragilità, miserie, peccaminosità purtroppo a volte, è stata redenta e si trova già dinanzi alla gloria della divinità. Quindi dove lui si trova, speriamo un giorno di starci, e sappiamo bene, Gesù ce l'ha detto nel Vangelo, del luogo dove io vado voi conoscete la via. Basta semplicemente vivere secondo quello che lui ha insegnato, camminare in comunione con la Chiesa, ecco, e staremo un giorno, lo possiamo certamente sperare, lì dove lui si trova. Introduciamo quindi il tema della Chiesa, perché ciò lo vedremo meglio la settimana prossima, perché con la Pentecoste comincia il tempo della Chiesa, con l'ascensione finisce il tempo della missione di Cristo e con la Pentecoste finisce il tempo della Chiesa. Chiesa che è indispensabile alla nostra salvezza, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, perché Cristo adesso non si vede più. Dove lo incontriamo? Gesù rimane misteriosamente ma realmente presente nella Chiesa. Certo, è un po' più difficile vederlo nella Chiesa, perché la Chiesa è fatta di uomini, come ben sappiamo, che non sono santissimi e perfettissimi come il suo fondatore. Ma questa, diciamo, strutturale imperfezione della Chiesa, che si porta non in quanto tale, ma nei suoi figli e nei suoi membri, non nega il fatto che se vuoi incontrare il Signore devi passare attraverso il suo mistico corpo, come dice San Paolo. Cristo lo troviamo nella Chiesa e, tra l'altro, nella Chiesa, attraverso la sua continua e ininterrotta presenza eucaristica, Gesù mantiene la promessa fatta nel Vangelo di rimanere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. In qualunque momento della giornata, qui, come sapete, le porte della Chiesa sono ininterrottamente aperte per tutto il giorno, si può venire davanti al tabernacolo e intrattenersi a cuore con Gesù. Sappiate che Gesù nel tabernacolo, insegnava il Santo Papa Paolo VI,
è lo stesso e identico che si trova in cielo seduto alla destra del Padre, con l'unica differenza che occupa lo spazio in maniera differente, non con le sue membra fisiche, ma con le specie eucaristiche. Ecco perché la Chiesa riserva la massima attenzione, la massima cura e gloria, anche culto, all'Eucaristia e a ogni minimo frammento di essa, come ci siamo detti prima della Santa Messa. La seconda lettura, San Paolo ci invita, invita tutti noi, invita anche me, a fare un grande ringraziamento al Signore. Vi rileggo alcuni passaggi che sono davvero, a mio avviso, assai edificanti. Dice: il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Prima cosa, San Paolo, da buon apostolo, prega: figli miei, possiate rendervi conto e conoscere sempre meglio quanto è grande, quanto è buono, quanto è bello, quanto è amabile il Signore, cosa ha fatto per te. Primo passaggio. Secondo passaggio: illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Noi siamo cristiani, siamo battezzati, cioè dopo la vita non c'è grazia più grande che il Signore ci potesse fare. Cioè, noi oggi purtroppo l'abbiamo un pochino persa. Siamo battezzati, capite? Abbiamo la partecipazione alla pienezza della vita divina che si trova nella sua dimensione compiuta solo nella Chiesa, solo attraverso i sacramenti, solo attraverso la vita di grazia. Capite? Io che sono prete, doppio cosa, perché so, battezzato, io ho ricevuto pure l'ordine sacro, quindi ancora più grazia. Quindi sono delle grazie immense che dovrebbero farci traboccare di gioia. Quindi quello che adesso avete, e possa anche illuminarvi per farvi comprendere quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Terzo punto: cosa ci aspetta in paradiso? Chi è stato presente al Rosario Meditato, oggi le meditazioni erano di Santa Teresa Benedetta della Croce, cioè di Stein, a un certo punto nel Quinto Mistero Glorioso ha descritto la vita dei Beati. Per chi non c'era, tanto è un passaggio brevissimo. Gioia senza fine, felicità senza ombra, amore senza confini, vita intensissima senza stanchezza, azione piena di energia, quiete perfetto e rilassamento da ogni tensione. Questa è l'eterna beatitudine. E questo è l'essere a cui aspira ogni uomo nella sua esistenza. Guardate che questo avremo, tra l'altro questa descrizione sì, è carina, ma rispetto a quello che è, evidentemente non può rendere adeguatamente l'idea. E poi ancora un'ultima cosa: qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi? Noi siamo figli dell'Onnipotente, d'accordo? Di colui che vince sempre, di colui che a cui non è possibile resistere. Se Dio si mette in testa una cosa, non lo ferma nessuno, capite? Quindi anche quando ci troviamo in situazioni, noi stiamo uscendo, ci stiamo ancora dentro da una situazione veramente di tribolata, di prova, sì, certamente abbiamo sofferto, per carità, ma sappiamo che tutto si è svolto sotto, come dire, l'occhio vigile dell'Altissimo, è stato da Lui permesso, capite? E stiamo e abbiamo vissuto tranquilli e continuiamo a vivere tranquilli, non perché siamo incoscienti o sciagurati, ma perché sappiamo che Dio c'è e tutto può. Un piccolo sguardo a Santa Maria Ausiliatrice. Sapete che questa ricorrenza, di cui penso che da buoni italiani tutti sappiamo che San Giovanni Bosco era devotissimo all'Ausiliatrice, e sapete che c'ha sullo sfondo degli eventi storici molto ben precisi, perché questa festa è stata istituita da Papa Pio VII. Sapete cosa era successo? Che Pio VII fu il Papa che regnava al tempo di un certo Napoleone Bonaparte, lo conoscete, sì. Napoleone Bonaparte è stato uno di quei tanti personaggi storici che si credeva il padre eterno in terra. Questo è ogni tanto viene qualche raptus a qualcuno, capite? È una malattia antica, questo è altro che coronavirus, questa è contagiosissima, ogni tanto, come dire, risorge nel corso della storia. E sapete che ha fatto? Ha rapito il Papa, se l'ha portato in Francia. Sapete che c'è anche un aneddoto che fa un po' sorridere, non so se lo posso raccontare.
lo raccontiamo. Dice che quando i cardinali, insomma, stavano prigionieri alla corte di Napoleone insieme al Papa, i francesi hanno detto: ah, finalmente abbiamo catturato il Papa, ormai abbiamo distrutto la Chiesa, siete nelle mani nostre. Pare che un cardinale ha preso la parola e ha detto: ma dica a Sua Eccellenza Napoleone che lui pensa di aver distrutto la Chiesa. Dice: ma forse noi è da circa 18 secoli che stiamo cercando di fare il possibile, non ci siamo ancora riusciti. Quindi questa è una battuta agroamara, insomma, no? Distruggere la Chiesa è il sogno del diavolo, ma purtroppo è un sogno contro cui si dovrà sempre sfracellare. Solo che è successo? Che mentre il Papa stava prigioniero, i romani pregavano, vedete, perché Papa Francesco è tanta devota alla Salus Populi Romani, anche le preghiere che ha scritto questo mese di maggio la nominano, no? E a un certo punto, inaspettatamente, Pio VII torna a Roma il 24 maggio del 1814. Quando gli hanno detto: guardi santità, che abbiamo pregato alla Madonna, dice: bene, in ricordo del mio ritorno istituiamo una bella festa dedicata a Maria, aiuto dei cristiani. Cioè, capite, se il Papa sta carcerato in Francia è un bel problema, ma con la preghiera fatta con fede alla Madonna, la Madonna le grazie le ottiene tutte quante, fa tornare il Papa dalla Francia e fa pure tante altre cose, no? E concludiamo, perché sapete, poi Napoleone, sapete la fine che ha fatto, ce l'ha descritta anche il nostro caro poeta Alessandro Manzoni, no? Ve la ricordate, il 5 maggio, e Napoleone è morto all'isola di Sant'Elena, come tutti sapete, esule, consumato da un terribile cancro, quindi inginocchiato e umiliato dalla divina bontà, perché quando ci umilia Dio è molto buono, ma sapete che Napoleone è morto in grazia di Dio, confessato, comunicato e con l'olio santo, quindi il grande persecutore, colui che si era sognato di distruggere la Chiesa, è morto chiedendo perdono. Capite, questi sono i grandi miracoli che fa la grazia e che fa l'ausiliatrice. Ne fa questi e molti di più. Sapete che le grazie più grandi che fa la Madonna non sono quelle corporali, ma sono le conversioni e le guarigioni delle anime. Preghiamola sempre senza dubitare e sapendo che questa e di molte più grandi sono opere di cui è capace l'infinita bontà e l'onnipotenza supplice, come la chiamano i santi, o per grazia di Maria Santissima. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.